cronaca del tour di 4 giorni di una delegazione dell'Arabia Saudita in Abruzzo, ospite della regione del suo braccio operativo per i servizi alle aziende, vale a dire l'ARAP, comincia da Pescara. E con queste immagini abbiamo raccontato l'Abruzzo ai componenti della delegazione. Ad accoglierla a Pescara, appunto, aula del Consiglio Comunale per la Regione Abruzzo, c'era l'assessore Imprudente per l'ARAP, lo staff al completo e chiaramente il sindaco Carlo Masci. Un calorosissimo benvenuto alla delegazione della Arabia Saudita. È un vero piacere avervi qui a Pescara. It's a great pleasure to have you here. Avervi in Abruzzo, e di questo ringrazio la regione per il lavoro svolto affinché voi veniste nella nostra terra. 28 arabi dal Cibus in Abruzzo. Come ce li avete portati? Ce li abbiamo portati perché quando siamo stati delegati dal Consiglio e dalla Giunta come braccio operativo della Regione a rappresentare l'Abruzzo all'Expo Universale a Dubai, certamente noi non siamo andati lì a scaldare la sedia, siamo andati realmente a incontrare gli operatori internazionali. Tra l'altro l'Arabia Saudita è stata protagonista non solo, penso, col più bel padiglione all'Expo mondiale, ma proprio perché è stato un Expo incentrato sui mercati del MENA, sui mercati del sud-est asiatico, ma soprattutto dell'Arabia Saudita e degli Emirati e del Nord Africa. E in questa attività, che è un'attività tutto tondo di internazionalizzazione, quindi di affiancamento della Regione Abruzzo con l'organizzazione dell'azienda regionale attività produttive, abbiamo instaurato dei rapporti, aperto quei canali che servivano poi portare a compimento un'azione per far sì che i nostri prodotti, che sono i prodotti fatti da Abruzzo, sono prodotti lavorati da Abruzzo, sono prodotti della nostra terra. L'Italia è la nazione che ha più biodiversità al mondo e la regione Abruzzo è la regione che ha più biodiversità in Italia. Cosa gli avete offerto? Li abbiamo solleticati a venire nella nostra regione. Perché quando siamo andati da loro e siamo stati, diciamo, nella missione a Dubai, ci siamo resi conto che era importante creare quelle relazioni giuste e li abbiamo prospettato, li abbiamo presentato lì a Dubai, il nostro, diciamo, Abruzzo, quindi loro sono stati incuriositi da quella che è stata la nostra presentazione dell'Abruzzo, quindi un Abruzzo dove ci sono le eccellenze, e gli arabi apprezzano molto, diciamo, le eccellenze, il Made in Italy, ma soprattutto il brand Abruzzo, è quello che noi abbiamo voluto veicolare quando siamo stati in trasferta internazionale a Dubai. La regione Abruzzo apre e l'ARAP è il suo braccio operativo. Ma quali scenari si cominciano a delineare? Perché noi ci siamo interessati, vi siete interessati di energia, adesso di territorio, di agroalimentare, cioè è un mondo da esportare. Innanzitutto l'Abruzzo è da esportare a 360 gradi per quella che è la sua conoscenza, cultura, storia e innovazione. Nello specifico per quella che è l'agri-food, noi abbiamo creduto all'inizio di fare un salto di qualità. Per la prima volta abbiamo costruito un progetto di internazionalizzazione come Regione Abruzzo, utilizzando ARAP come braccio operativo rispetto a questo tipo di attività, e siamo partiti dall'occasione dei Dubai 2020 con un progetto di internazionalizzazione vero e proprio. Poi siamo andati a Bruxelles, insomma tutta una serie di eventi e manifestazioni, ed ecco si cominciano a raccogliere i primi risultati di un'attenzione particolare che abbiamo suscitato. Per rafforzare i nostri produttori e soprattutto per portare sulle tavole saudite, dove ci sarà uno sviluppo nei prossimi 10 anni incredibile, consideriamo che quello che hanno fatto a Dubai in 30 anni l'Arabia lo farà nei prossimi 10 anni, l'Arabia ha un PIL 8 volte quello degli Emirati, e per portare sulle tavole
degli alberghi, dei villaggi turistici, sulle tavole del sud-est asiatico, i prodotti dell'Abruzzo, che con lo zafferano, con titolo semplificativo chiaramente non esaustivo, col tartufo, col nostro olio, io penso che rappresentino un'eccellenza mondiale di cui non basta più essere solo orgogliosi. Questa roba qui va esportata nel mondo. In Italia ci sono altre ARAP, altri esempi, o ne stanno nascendo di aziende, di bracci operativi regionali come questo? Allora, ha fatto una domanda veramente molto precisa e veramente pertinente. Perché dico questo? Perché l'ARAP è l'unico esempio attualmente in Italia di consorzi nucleoindustriali tutti riuniti, quindi con un'unica cabina di regia al servizio, diciamo, della regione, perché mi dicono che sta nascendo un qualcosa di simile nel Lazio, dove si stanno, diciamo, riunendo tutti i consorzi, però è una cosa ancora in nuce. Quali sono state le reazioni che lei personalmente ha registrato? Ma innanzitutto il vero risultato già l'abbiamo ottenuto. Per la prima volta vengono in Abruzzo una delegazione così importante, una delegazione di sauditi, non si era mai verificato, quindi riusciamo a smuovere e a ottenere dei primi risultati. La reazione qual è? La reazione è che c'è molta curiosità e molta attenzione che avevamo già notato nei mesi scorsi, insomma, delle altre iniziative, e siamo convinti che il territorio e i nostri prodotti la faranno da padrone. Entriamo nel pratico. Oggi siete stati a pranzo. Mi dice il menù che gli avete portato a questi arabi? Ma il menù noi l'abbiamo fatto, chiaramente è un menù che serve prima di tutto a far conoscere chi siamo, quindi non si poteva non portarli a Pescara, anche se poi domani faranno all'Aquila. Quindi pesce? Quindi assolutamente un antipasto con i nostri scampi, i nostri pomodorini, i nostri paccheri col nostro olio e diciamo i nostri pesciolini, che sono a volte più piccolini di quelli del Tirreno, ma sono molto saporiti, perché voi sapete che il grado di salinità dell'acqua nostra è il grado di salinità più alto al mondo. Loro hanno apprezzato il pesce, e questa cosa glielo dico perché avevo il mio commensale che era di fronte, questo grosso, diciamo, imprenditore che gestisce circa un 500 autogrill in tutta l'Arabia Saudita, quindi un grosso manager. Ha praticamente ripreso tre volte il primo, quindi tre volte, diciamo, la pasta, la nostra calamarata col pesce. Quindi questo mi fa ben sperare che l'abbia gradita, perché per aver fatto il tris, non il bis, quindi... Per il vino? Allora, loro hanno, diciamo... chiaramente un blocco che deriva chiaramente dalla religione e del consumo degli alcolici. Come si aggira questa cosa? Ma non bisogna aggirare. Che si può offrire? Ma possiamo offrire tutto. Consideriamo che il vino non viene consumato nelle tavole dei sauditi, ma dentro gli hotel di 5.000 camere. Oggi era presente un rappresentante di un 6 stelle di Riyadh, e il turismo internazionale consuma gli alcolici. Cercheremo di far conoscere il territorio, perché i prodotti dell'agri-food vanno conosciuti anche attraverso la conoscenza del territorio. Mostreremo le nostre eccellenze culturali nei limiti di quelli che sono i 4 giorni a disposizione, e cercheremo, insomma, di cercare un dialogo serio con questa delegazione saudita, che io ringrazio di nuovo. Jalal è capo delegazione, e insieme a lui ci sono grandi player della penisola saudita, della ristorazione, dell'ospitalità. Quando parlo di ospitalità parlo di grandi catene alberghiere, parlo di sistema di distribuzione ad esempio delle autostrade. Quindi abbiamo una serie di interlocutori seri, importanti, che cercheremo, insomma, di convincerli sulle nostre eccellenze. Quali altri stati saranno coinvolti? Noi stiamo aprendo l'ufficio a Bruxelles, e penso sia quello di attivare un canale diretto sia a livello europeo, e poi attraverso i canali europei attivare a livello internazionale, soprattutto col Nord America. Adesso il nostro presidente è stato lì presente, anche col Sud America, ma soprattutto col mercato emergente, che è il mercato africano, che sta immediatamente sotto il mercato saudita, tutti quei canali che servono a valorizzare i nostri prodotti non solo nell'agri-food, ma penso anche al terziario e al reparto metalmeccanico. Because here it's thank you. By us, and you will see.
the difference between the first one and the second one. Seconda tappa all'Aquila. La delegazione araba viene accolta qui con uno spettacolo di falconeria graditissimo, visto che in Arabia Saudita è una pratica amatissima, e dallo Zafferan, in nome e per conto del quale si è siglato un contratto degno dell'oro rosso. Sarà una cosa molto grande per la regione di Abruzzo. Grazie, grazie. Uno di quei prodotti che hanno una qualità unica e assoluta. Questa delegazione è rimasta innamorata del nostro zafferano per le qualità, per l'eccellenza che è. Quindi far conoscere la qualità e far conoscere il territorio sicuramente diventa uno di quei valori aggiunti, e nello specifico se lo zafferano dell'Aquila viaggerà per il mondo anche all'interno dei paesi sauditi, credo che sarà uno di quei valori non solo, diciamo così, economici per lo zafferano, ma sarà un valore di promozione turistica, di marketing territoriale unico, forte, che difficilmente ci saremmo mai arrivati. Negli Emirati Arabi loro ci hanno detto che hanno un tipo, diciamo, di spezia similare, però questo, diciamo, lo zafferano, quindi l'oro rosso, non lo hanno, e ci dicono che loro ne fanno anche un utilizzo, per esempio, del loro tipo di spezia nel caffè. Questa è una cosa, per esempio, una chicca che ci hanno, diciamo, illustrato poco fa durante la conferenza stampa. E la delegazione emiratina è molto entusiasta di aver fatto tappa quindi anche nel capoluogo di regione. La qualità del nostro zafferano, perché loro sono molto interessati ovviamente a questo tipo di prodotto, e anche magari ad altri prodotti che imprenditori della nostra area hanno saputo realizzare, sempre valorizzando appunto lo zafferano, è stato molto importante. Ma da quello che è stato detto pochi minuti fa, abbiamo capito che questo è soltanto l'inizio di un percorso di relazione che si allargherà anche a tutti quelli che sono i prodotti artigianali. E nelle ultime due giornate di questo tour si sono stretti all'Hotel Villa Maria di Francavilla i contratti più importanti in un più che qualificato B2B. Insomma, si è aperto un fronte con il mercato arabo, una vera e propria boccata d'ossigeno soprattutto per l'agrifood abruzzese, ma non soltanto. La giornata di oggi, che è l'ultima giornata della tre giorni della delegazione saudita. Qual è la composizione di questa pattuglia che è arrivata in Abruzzo? Chi sono in effetti? Sono i più grandi importatori del mercato saudita generale sui prodotti, rappresentanti della grande distribuzione, rappresentanti anche del negozietto, quindi della piccola distribuzione, rappresentanti addirittura dei grandi magazzini. C'erano due direttori di hotel, ho citato un 6 stelle di Riyadh, dell'associazione, c'era un rappresentante dell'associazione dei cuochi in Arabia Saudita, c'era tutto il panorama dell'importazione collegato al ministero e collegato alla famiglia saudita. Questa cosa è per noi fondamentale, siamo alla fonte di un mercato importantissimo per i prodotti di qualità. È arrivato il momento di esaltare la tanto decantata qualità dei prodotti abruzzesi. Siamo molto sorpresi dei migliori prodotti che abbiamo visto oggi. Siamo dunque, dice il capo delegazione araba Tamer Jalal Osman, molto piacevolmente sorpresi dalla qualità dei prodotti abruzzesi. Non vogliamo però solamente che i produttori abruzzesi vendano i loro prodotti, possiamo aiutarli con il nostro staff a introdursi nel mondo dell'esportazione. Il nostro sistema logistico abbiamo deciso che sia a loro disposizione, così che loro debbano pensare soltanto a produrre e gestire il magazzino. All'esportazione pensiamo noi. Solo oggi abbiamo firmato oltre 4 milioni di euro di contratti, abbiamo acquistato 20.000 cartoni di pomodoro, abbiamo fatto altri contratti per l'olio d'oliva, per il miele, per la pasta e 20 tonnellate ogni mese di arrosticini. Più che soddisfatte le aziende, ecco i commenti di tre degli imprenditori che hanno partecipato al tour. Aziende che come noi vogliono portare nell'internazionalizzazione, con questo caso Emirati Arabi, Arabia Saudita, Dubai, Bruxelles, il modo del buon cibo, della buon tavola, e di portare il nome dell'Abruzzo in tutto il mondo.
La categoria dello chef è come il maestro d'orchestra, no? Deve mettere tutti insieme e suonare un'unica sinfonia. Oggi suoniamo la sinfonia dell'Abruzzo, che si sente sempre più forte e che viene sempre più apprezzata in tutte le parti del mondo. Noi siamo un'azienda completamente pubblica, vigilata dalla Regione Abruzzo, quindi abbiamo questa linea diretta regionale, nel senso che noi siamo vigilati e controllati. Tutto quello che noi facciamo come incasso dalla vendita dei prodotti non è un guadagno per qualcuno, che è lecito, ma viene utilizzato per i servizi sociali.